Ciao ragazzi, iniziamo con la classe di oggi, andiamo a fare una routine di warm up. La prima routine, partiamo con le braccia parallele al terreno, da questa posizione muovendo solo le spalle andiamo a fare delle circonvoluzioni. Ne andremo a fare 10 in questo modo, rotazioni posteriori e 10 rotazioni anteriori. Poi mettiamo i pugni, allarghiamo, andremo a fare 10 rotazioni posteriori, 10 rotazioni anteriori. Poi la stessa cosa andremo a fare in overhead. 10 rotazioni verso l'interno, 10 rotazioni verso l'esterno. Poi scendendo in basso andremo a spingere indietro, oltre la linea del nostro tronco, rimanendo verticali. 10 rotazioni verso l'interno, 10 rotazioni verso l'esterno. Poi da questa posizione andremo a fare le circonvoluzioni del tronco. Andremo a fare 10 a destra, 10 a sinistra, orizzontali prima e in obliquo dopo, sempre 10 più 10. Poi da questa posizione allarghiamo bene la stance dei piedi, prendiamo una stance larga, scendiamo con le mani a terra, andremo a fare 10 molleggi spingendo la testa in mezzo alle spalle, scendo a terra, 10 molleggi spingendo il bacino a terra, sempre a gambe tese. Questo lo andremo a fare per 3 volte, 10 molleggi e 10 spinte del bacino a terra. Poi per ultimo, da questa posizione, mani incrociate, spingo in alto, allungando le vele, buttando fuori l'aria, scendiamo in basso e andiamo a tenere qualche secondo. Ritorno in alto, inspiro, apro, espiro, scendo in basso. Questo lo andremo a fare sempre per 10 volte. Ok, conclusa la routine, partiamo con il warm up specifico, andremo a lavorare in un emo da 6 minuti, quindi every minute on the minute, abbiamo 60 secondi di tempo per 6 minuti totali, per performare all'interno dei 60 secondi 8 alternating lunges, dove andremo a fare uno a fondo in avanzamento, tocco il ginocchio e ritorno, in maniera alternata, gamba destra, poi gamba sinistra. 8, finiti gli 8 lunges, andremo petto a terra e ci faremo 4 push-up and release. Cosa vuol dire and release? Che all'inizio di ogni ripetizione di push-up, piegamenti sulle braccia, devo staccare le mani da terra, andare in spinta, gomito e lockout. Per chi fa difficoltà, potete appoggiare le ginocchia alla terra, stessa cosa, stacco le mani e vado in spinta. Ok? La ripetizione inizia con il petto aderente al terreno, le cosce sollevate da terra, il gomito vicino al grande dorsale, sollevo, spingo e riparto, sollevo, spingo e riparto. Sono 8 lunges più 4 push up and release nel minuto per 6 minuti totali. Andiamo a fare una movement review dei movimenti del workout di oggi. Allora, oggi avete bisogno di uno zaino, un classico manico di scopa, delle sedie o un tavolo e poi andremo a vedere i vari esercizi. Allora, il primo esercizio che vi faccio vedere è il backpack back rack ossa squat, dove andremo a mettere il nostro manico di scopa all'interno della linea degli spallacci dello zaino e porteremo lo zaino in una posizione di back rack, come se fosse un bilanciere, ok? Ben appoggiato sui trapezi. Da questa posizione cosa andremo a fare? Allargando la stance dei piedi andremo a fare un Cossack squat alternato, quindi extra rotazione del piede, andremo in accosciata sulla gamba in appoggio mantenendo la verticalità del tronco, risaliamo in maniera alternata, andremo prima a destra e poi a sinistra. Stessa cosa anche qua, rep, provate a essere più profondi e concentrarvi appunto sulla spinta unilaterale della gamba in appoggio. Questo è il primo movimento. Il secondo movimento, sempre con lo zaino, è un front rack Cossack squat, quindi andremo a ruotare il bastoncino, ok? Portando lo zaino in maniera anteriore, ok? Quindi anteriorizzato, il gomito rimane alto per far sì che il bastoncino appoggi sulle spalle, il movimento è il medesimo, quindi andremo in accosciata prima a destra e poi a sinistra. Ok, come vedete qua lo sbilanciamento dello zaino fa sì che il corpo tenda ad anteriorizzarsi, quindi dobbiamo rimanere sempre molto verticali e cercare sempre un piano d'appoggio efficace. Sono i due movimenti che utilizzeremo per il backpack. Poi andiamo a vedere i due movimenti di ginnastica. Allora, il primo movimento che andremo a vedere è un Let Me Up,
ok? Non è nient'altro che una tirata, ok? Un rematore. Abbiamo varie opportunità di farlo all'interno di casa. Potete utilizzare un tavolo, potete utilizzare due sedie con un semplice bastoncino, magari cercate di fissare le sedie per essere sicuri di non cadere, oppure se avete la possibilità di avere una sbarra all'interno di casa, possiamo effettuare dei pull up, ok? Quindi queste sono le varie opzioni. Il fattore, diciamo, promotore di questo esercizio è quello di aumentare la forza della tirata. Vi faccio vedere il Lightning Up con un classico bastoncino e due sedie. Allora, da questa posizione dovete andare a terra, ok? Impugniamo larghezza spalle, da questa posizione portiamo la linea delle spalle sotto la linea del bastoncino, ok? Potete fissare anche il bastoncino alle sedie volendo, e da questa posizione, partendo a braccia estese, andiamo a trazionare verso l'alto, portando, cercando di portare il petto più vicino alla linea del bastoncino, ok? Chi ha la possibilità di utilizzare una sbarra, potete utilizzare una sbarra e fare degli strict pull up o dei keeping pull up se avete la possibilità di effettuare un movimento, ok? E possiamo utilizzare anche il piano d'appoggio di un tavolo, prenderci al tavolo e andare in tirata. Comunque l'opzione è quella di effettuare una tirata orizzontale o verticale. Questo è il terzo esercizio. Andiamo a vedere l'ultimo esercizio. L'ultimo esercizio sono gli handstand push-up, ok? Allora, per chi riesce negli handstand push-up, possiamo lavorare in due modi. Possiamo lavorare strict, possiamo lavorare keeping. Abbiamo bisogno di un abbiato, di un cuscino, comunque di un tappetino. Andiamo a vedere le varie opzioni. Il primo è effettuare uno strict handstand push-up. Quindi andremo in verticale da questa posizione, tocco la testa sull'abimazzo sul piano d'appoggio, rimanendo sempre in all position attivamente, andremo a spingere, sollevare e tornare con il gomito al lockout. Ok? Tocco e spingo. Nella seconda opzione con il keeping, stessa cosa, appoggio la testa, appoggiamo il sedere al muro, andiamo in caricamento, spingo con le gambe e vado in spinta con le braccia. Il classico movimento di crossfit di keeping e stand push. Ok? Naturalmente la versione scalata per chi non riesce a lavorare sull'handstand push-up è il pike handstand push-up, quindi prendiamo una sedia, un box o un tavolo, come preferite, dipende dalla vostra difficoltà, dalla vostra bravura. Da questa posizione, cercando la perpendicolarità del tronco sul terreno, andremo a effettuare una spinta verticale cercando la stessa dinamica di movimento, sfruttando il piano d'appoggio triangolare e quindi andando a migliorare la forza di spinta, ok? Questi sono gli esercizi che andremo a vedere nel workout di oggi. Adesso vediamo il workout. Oggi consiste in un 4 time composto da 5 round, dove andremo a fare 12 alternating backpack Cossack squat con lo zaino in back rack, quindi dietro. I Cossack squat sono alternati, quindi sono 6 per gamba, e 12 ripetizioni di let me up o row con il bastoncino o pull up se avete una sbarra. 5 round. Alla fine dei 5 round abbiamo un minuto di rest, quindi prenderete un minuto di riposo che guarderete sul vostro timer, e poi partiremo con 5 round, sempre 12 alternating backpack Cossack squat, questa volta lo zaino lo porteremo in front rack ben appoggiato davanti, più 12 handstand push-up o la versione scalata di handstand push-up pike box push-up. Ok? Consigli, è un alto volume di ripetizioni, quindi Cossack squat cerchiamo di prenderci una pausa in top position, anche a distesa, per far sì che l'acido lattico vada via dalle gambe. Let me up, row, pull ups, vedete voi come spezzare in base alla difficoltà dell'esercizio. Sono 5 round. Minuto di rest, consiglio sempre un active rest, sono 60 secondi di tempo, quindi passano in fretta. Nei 5 round finali, stesso consiglio nel front rack Cossack squat, mi raccomando rimanete belli verticali perché il peso vi porta in avanti, cercate sempre il tallone ben appoggiato della gamba in spinta. 12 handstand push up o esercizio scalato, vedete stessa cosa come sul row, su come spezzare l'esercizio, ok? Ritmo costante, non partite a cannone perché sono tante ripetizioni. Questo è il workout.
Come ogni volta alla fine del workout ricordiamo sempre il cooldown. Il cooldown questa volta consisterà in due round dove andremo a fare a terra 10 sit-ups, slancio delle braccia, tocco la punta delle scarpe, slancio le braccia, tocco la punta delle scarpe, poi attraverso l'utilizzo del bastoncino, ok, ci andremo a fare 10 overhead squat controllati. Scendo, rompo il parallelo e distendo, sempre il gomito e il lockout. Per la lezione di oggi andremo a fare un po' di stretching, ci mettiamo in ginocchio e da questa posizione scendiamo con i glutei all'interno dei talloni e appoggiamo le mani a terra. Da questa posizione per mettere in stretching la fascia dei quadricipiti femorali e andiamo in spinta con il bacino verso l'alto per 10 volte. Ok, rilasso, spingo, contraggo i glutei e spingo in alto. Questo è il primo esercizio. Poi ci mettiamo seduti, andiamo a lavorare sui bicipiti femorali, fletto la gamba a 90 gradi, questa volta la gamba destra, andiamo sulla gamba sinistra, prendo il piede, il polpaccio, dove, comunque dove arrivate, e cerchiamo un paio di minuti di tirare in basso. Sempre con la stessa gamba, ruotiamo la gamba dietro e appoggiando il gomito andiamo a mettere stretching il quadricipite ancora qua. Sempre un paio di minuti. La stessa routine andiamo a fare nella gamba opposta, quindi partiamo da questo per poi ruotare, ok, mettiamo i stretching di quadricipite, va bene? Poi da questa posizione lavoriamo sullo stretching degli adduttori, allarghiamo la gamba sinistra, spingiamo il gluteo sul tallone e andiamo a appoggiare il gomito a terra. Qui cerchiamo di mantenere la pianta ben appoggiata e sentire lo stretching interno un paio di minuti e poi cambiamo posizione sempre sull'altra. E poi per ultimo andiamo in posizione di half kneeling, ok? Da questa posizione tibia perpendicolare, contrazione del core, spingiamo il bacino in basso. Qui sentirete naturalmente uno stretching sullo psoas e sull'adduttore interno. Andiamo a tenere per un paio di minuti, poi per massimizzare lo stretching scendiamo con entrambe le mani a terra. Stessa cosa per chi riesce, potete anche appoggiare i gomiti. Un paio di minuti e poi cambiamo lato, sempre stessa cosa. Partiamo con posizione di half kneeling un paio di minuti e poi andiamo all'interno, ok? E per ultimo, per il lower body, andiamo con il petto a terra, mettiamo il braccio sinistro a 45 gradi, il braccio destro vicino al petto, ruotando e spingendo con la mano in appoggio, andiamo a mettere i stretching nella fascia del pettorale che abbiamo utilizzato durante le spinte. Un paio di minuti, prima a destra e poi a sinistra. Non appena avete fatto, la lezione è conclusa. Spero vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima.